capitano, un capitano, c'è solo un capitano. Cantiamola qua, visto che col Milan che ci ritroviamo a San Siro non la cantiamo per un po' sta cosa qua. Grazie, grazie ai milanesi, ma anche ai non milanesi, perché questo è l'esempio della Milano che era e che noi vorremmo tornasse a essere, che accoglie uomini e donne da tutta Italia e da tutto il mondo, che si sentono a Milano a casa loro, che pensano da milanesi, vivono da milanesi, lavorano da milanesi, anche se sono nati e sono partiti dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Calabria, ma rispettano le regole di questa città, a differenza delle orde di immigrati che di questa città se ne strafregano, perché qua il problema non è Corso Vittorio Emanuele. Io vi chiedo moderatamente, perché ormai bisogna essere moderati. Avete visto che ho messo la cravatta? Non la tiravo fuori dal cassetto dalla fine del militare, però siamo moderati e incravattati, anche se io penso che non sempre la forma sia sostanza, perché se la forma dovesse essere sostanza Mario Monti avrebbe dovuto fare fuoco e fiamme, maledetto lui e maledetta la Fornero che hanno approvato una legge che sta facendo danni a milioni di italiani, una legge approvata in giacca e cravatta, quindi una legge approvata in giacca e cravatta, e ripeto l'impegno qua davanti a voi in diretta: se non saremo stati abbastanza bravi da farla cambiare a loro mentre siamo all'opposizione, sarà la prima legge che andremo a cambiare quando andremo al governo, perché è una legge che non solo danneggia i cinquantenni e i sessantenni, ma danneggia soprattutto i giovani. Perché io sono stato negli Stati Uniti questa settimana a incontrare un altro moderato che spero vinca le elezioni americane, come Donald Trump, a proposito di moderati, e io ho incontrato centinaia di ragazzi italiani scappati là per fare i ricercatori, per fare i medici, per fare i cuochi, i camerieri, gli avvocati. Perché? Perché là si pagano meno tasse, perché là un'azienda si apre in 24 ore, perché là non hai l'agenzia delle entrate o Equitalia a romperti le palle per lo scontrino da un euro, e perché là chi sbaglia paga, soprattutto. E dedico questo pensiero a una delle prime cose che faremo quando vinceremo a Milano, perché lo dico sottovoce con moderazione: a Milano vinciamo noi e questa città la riportiamo a essere un po' più normale. Lo dico ad esempio a chi usa i mezzi pubblici, a chi lavora sui mezzi pubblici e a chi prende i mezzi pubblici. Tram, autobus, metropolitana. Non deve essere un'avventura prendere la metropolitana a Milano. E quindi cosa costa prendere 200 o 300 vigili e invece di mandarli in giro a fare multe e a portare Milano a essere la città più multata d'Italia e d'Europa? Qualche multa inutile in meno e qualche pattuglia di vigili urbani in più che vadano a dare sicurezza a chi viaggia in metropolitana e a chi lavora in metropolitana. Anche perché le leggi che ci sono in Italia, sapete a cosa portano? Che a Bari, caro Stefano, a Bari l'altro ieri un richiedente asilo già espulso 2 anni fa ha preso l'autobus, si è stravaccato sui sedili, sono saliti 4 controllori che hanno chiesto il biglietto a tutti gli italiani sull'autobus e anche a lui, chiedendogli cortesemente di non stravaccarsi sui sedili e di lasciare spazio a qualcun altro. Questo il biglietto non ce l'aveva, risultato calci e pugni ai controllori. Un controllore, Francesco, se ci segue in diretta da Bari, all'ospedale con prognosi di 10 giorni, e questo non si è fatto neanche un quarto d'ora di galera e oggi è già in giro per Bari a fare altro casino a spese vostre. Quindi la Milano di Parisi e di Salvini sarà una Milano moderna, aperta, solidale, accogliente, ma che pretende rispetto. Se non porti rispetto, a casa tua a calci nel sedere. A casa tua a calci nel sedere.
Se inizia a darti fastidio la Madonnina, la festa del papà, il presepe, il Natale, la Pasqua, se vuoi Milano accoglie, ma accoglie con delle radici, con dei valori, con della cultura. E non solo quella che ci ha lasciato Pisapia 5 anni fa. Voi vi ricordate Piazza Duomo 5 anni fa? Ve lo dico magari anche a chi sta passando di qua e la pensa in altra maniera, e io rispetto profondamente chi non la pensa come me, però non rompe le scatole a nessuno. Rispetto meno profondamente quei centri sociali che dovremmo andare a sgomberare perché sono veramente qualcosa di assolutamente inutile per lo sviluppo. 5 anni fa quella piazza era strapiena di milanesi in festa, e magari qualcuno sta passando anche da qua, milanesi che ci credevano, perché quante cose aveva promesso Pisapia e il PD 5 anni fa: case popolari pulite, scuole, strade, parchi, lavoro, sicurezza, meno tasse. Vi chiedo sottovoce, e chiedetelo ai potenziali elettori di sala, che cosa ha fatto la giunta del PD e di Pisapia in 5 anni? Che cosa rimane? 3 piste ciclabili, di cui 2 in circonvallazione, che rischi di morire se vai in bicicletta da quelle parti, e poi si è limitato a inaugurare quello che avevamo cominciato noi, perché tutti i grattacieli, tutte le scuole, tutte le metropolitane, lo stesso Expo si sono realizzati nonostante l'opposizione di Pisapia e della sinistra. Quando noi andiamo a Palazzo Marino nei cassetti troviamo 0, e questo è il problema. Questi per 5 anni non hanno fatto una mazza se non occuparsi del registro, delle unioni civili, di menate che non cambiano la vita di nessuno, se non raddoppiare le tasse ai commercianti milanesi, e questo sarà uno dei nostri primi impegni, ridurre le tasse ai commercianti milanesi che stanno sopravvivendo nonostante uno Stato e un Comune che li stanno massacrando. E i soldi si possono trovare altrove, e come se si possono trovare altrove? Qua ci sono alcune proposte nazionali che noi offriremo al sindaco, ovviamente li deve approvare il Parlamento, però per questo dobbiamo aspettare un annetto, perché secondo me il bugiardo di Firenze ce lo teniamo fra le palle ancora per un annetto, non di più, è l'impegno che vi do io, non di più. Fra un annetto lui e Maria Elena vanno a casa, lui, Maria Elena e la Boldrini fra un annetto vanno a casa, e poi toccherà a noi. No, non è moderato dire questa cosa qua, siamo moderati noi, dai, su. Un fenomeno che c'è a Milano come in tutto il resto d'Italia, io ne ho uno di fronte a me, di fronte alla mia via, c'è questo centro per massaggi cinesi, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 22, anche a Natale e a Capodanno, e c'è sempre la gente così. Dio, cazzo, che massaggi che fanno in sto centro massaggi cinesi? Evidentemente hanno dei fisioterapisti che si sono specializzati a New York o a Londra, perché in via Forze Armate c'è la gente così a farsi fare il massaggio. Ma se tu vai nel parcheggio del cimitero monumentale, sulla strada statale o perfino davanti agli asili, che scene trovi? Non sarebbe più normale, come paese normale, copiare la Svizzera, copiare Israele, copiare il Belgio, l'Olanda, regolamentare, ripulire, tassare la prostituzione, così magari gli fai anche pagare le tasse per quello che fanno e li togli dal mezzo di una strada? Ecco, magari invece di massacrare i commercianti facciamo pagare le tasse a 2 trans, e secondo me è più equo come cambio merci. Chiedo al futuro sindaco un impegno su quella che è un'emergenza milanese e nazionale, che sono gli asili nido, perché una città dove non nascono dei bimbi è una città che va a morire. E poi ci sono le fenomeni come la Boldrini che dicono, visto che gli italiani non fanno più figli, dobbiamo far arrivare ogni anno 300.000 immigrati, traduco schiavi, da sfruttare a 3 o 4 euro all'ora, perché poi loro si dicono buoni e generosi, ma sono buoni e generosi solo con le cooperative rosse che si stanno arricchendo grazie all'immigrazione clandestina, e con quei falsi imprenditori che sfruttano questi disgraziati a 3 o 4 euro all'ora. Gli asili nido gratis sono una priorità,
perché qualche culla piena in più dal futuro alla nostra città. E io qua ringrazio Regione Lombardia, ringrazio Roberto Maroni che mentre altri chiacchierano da quest'anno rende gratuito l'asilo nido in tutta la Lombardia a decine di migliaia di famiglie che non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Ecco, noi vorremmo farlo per tutti, non solo a Milano, non solo in Lombardia, ma in tutta Italia, quindi non sono progetti mirabolanti. Grande attenzione alle periferie, qua con cautela, senza essere cattivi, non c'è bisogno di essere cattivi, basta far rispettare le regole, però ci sono interi quartieri che vanno liberati, pensiamo al Corvetto, pensiamo al Giambellino, pensiamo a Pontelambro, pensiamo al Lorenteggio e a tanti altri, e lì non c'è niente da inventare, lì c'è da andare in queste case popolari, se serve andarci in 50, in 100, in 200, in 500, se serve anche con l'esercito suonare campanello per campanello, chi ha il contratto d'affitto è il benvenuto, chi è lì senza titolo, biglietto aereo di sola andata e torna a casa sua e quella casa popolare la lascia a qualcuno che ne avrebbe bisogno e ne avrebbe diritto. E ma non lo puoi fare come ha fatto Pisapia, mandando qualcuno che, scusi per favore, non è che ci lascia la casa popolare che lei abusivamente occupa, questo è di un altro pianeta, si è occupato tanto del centro ma poco delle periferie, ci sono intere aree da inventare, da regalare a Milano per i prossimi 50 anni, non sono riusciti neanche a disegnare un futuro per tutte le aree enormi degli scali ferroviari abbandonati da Farini, pensate all'ex caserma, ancora caserma per il momento per Rucchetti, e io dico ancora caserma perché a livello nazionale, vedendo, io sono orgoglioso perché anche in questa piazza è pieno di ragazzi e di ragazze che hanno voglia e hanno testa, motivo per cui prima di dare il voto agli immigrati io lo darei in Italia alle ragazze e ai ragazzi di 16 anni che spesso e volentieri hanno più testa di qualche novantenne alla Napolitano che io manderei volentieri da qualche altra parte del mondo, ma non solo il diritto di voto, per reinsegnare non a chi è qua, ma a chi è in giro a far casino, un po' di spirito di sacrificio, un po' di educazione civica, un po' di saper convivere con il prossimo, non un anno che è una perdita di tempo, ma 3 o 4 mesi di servizio civile, servizio militare obbligatorio, secondo me farebbe bene a tante ragazze, a tanti ragazzi che invece non hanno ancora capito come si vive su questa terra. Quindi è una serie di cose che se messa l'una a fianco all'altra renderebbero Milano e l'Italia paesi più normali. Faccio l'accenno, questo portatelo fuori domani, domani è domenica, magari molti di voi andranno a messa e troveranno il buono all'uscita, il generoso, il solidale che vi chiede, ma ieri siete andati mica da Salvini e da Parisi, ma quelli vogliono il Far West, quelli vogliono i muri, io non voglio nessun muro, io per i miei figli non vedo un futuro di muri, di fili spinati, però io se fossi al posto di Renzi, piuttosto che prendermela con gli austriaci che fanno una cosa normale e dicono io voglio controllare chi entra a casa mia, eviterei che le navi della Marina Militare Italiana facessero dal servizio taxi per migliaia di immigrati clandestini, così magari gli austriaci invece di fare le barriere si occupano di qualcun altro, e gli austriaci fanno bene dal loro punto di vista, perché se noi ne facciamo sbarcare 300.000 alla volta, fanno bene gli svizzeri, fanno bene gli austriaci, siamo noi che abbiamo al governo gente che è pagata per fare gli interessi di qualcun altro. Quindi chiedetelo domani a quelli che trovate e chiederanno più sicurezza, perché il PD, perché Stefano, settimana scorsa ancora il PD, per l'ennesima volta il PD di Renzi ha rinviato l'approvazione di una legge normale proposta dalla Lega che riguarda la legittima difesa e che dice che la legittima difesa è sempre legittima difesa e non esiste il reato di eccesso di legittima difesa, perché non può essere il commerciante, il taxista, il farmacista o il cittadino ad aspettare di essere aggredito per potersi legittimamente difendere.
e quindi sono cose normali per gente normale che al governo non abbiamo. C'era una notiziola di oggi che non vedrete al telegiornale. Oggi hanno arrestato un consigliere comunale del PD a Siracusa perché stava prendendo il traghetto per andare a Malta e con due amici nel trolley aveva 20 kg di droga. Chi di voi non ha mai portato sul trolley 20 kg di droga? E quindi io ho dedicato a Matteo Renzi l'hashtag invece della volta buona, la roba buona, perché così almeno diamo un senso al lavoro di questo consigliere comunale del PD. Noi ridiamo e scherziamo, ma pensate se avessero beccato un leghista non con 20 kg, ma con 20, avrebbero fatto lo speciale TG1, lo speciale TG5 per capire perché questi leghisti brutti, cattivi, razzisti, ignoranti. Io mi sono impegnato in campagna elettorale a non dire nulla di Sala. Sala chi? Io dico solo che in nessun paese europeo i cittadini accetterebbero che si candidasse a sindaco di una grande città come Milano colui che ha utilizzato miliardi di euro di denaro pubblico e non ha ancora avuto il coraggio e la dignità di pubblicare il bilancio di Expo per spiegarvi come ha speso i vostri soldi. Ma vi pare normale che uno si candidi a sindaco con la sinistra? Oltretutto con la sinistra che una volta difendeva gli operai, i pensionati, i disoccupati. Expo è finito novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, si vota a giugno e in 8 mesi questo grande manager, questo grande amministratore delegato, in 8 mesi non ha il coraggio di dirvi quanti soldi sono stati spesi e aggiungo un dubbio e a chi sono stati dati magari senza appalto, perché io non sono invidioso di chi ha le ville in Liguria e le ville a St. Moritz, buon per te che hai la villa in Liguria, se te la rifà un architetto che ha lavorato con Expo, bah, buon per te che hai la villa in Engadina, si era dimenticato di dichiararla. Chi di voi, tanti di voi si dimenticheranno di dichiarare la villa che avete a St. Moritz ovviamente, a chi non capita di avere una villa in Sardegna ma di dimenticarsela? Ma voi fareste fare il sindaco a uno che si dimentica le ville in Svizzera? Ma vai a fare il sindaco a St. Moritz, va, visto che c'hai la casa, così ti ricordi di averci la casa e lascia che Milano la gestisca qualcuno che Milano ce l'ha nel sangue, nel cuore e che magari non è nato a Milano, perché il bello di Milano è questa, essere la città più moderna, più aperta, più accogliente del mondo, però chi sbaglia paga, chi fa il furbo paga e dovrebbe avere la dignità di ritirarsi. Quindi, per carità di Dio, io torno alle promesse tradite dalla giunta Arancione 5 anni fa in quella splendida piazza e io questo chiederò ai milanesi casa per casa, via per via, mercato per mercato. Ma che cosa ha mantenuto Pisapia col PD in questi 5 anni? Come è migliorata la tua qualità della vita? Per carità, su questo palco non ci sono dei geni, degli eroi, Superman, Batman, Stefano è carino ma non è bellissimo, potevamo far di meglio, però è quello che passava al convento, tifa la Roma, pensate un po', e io sono orgoglioso, no, guarda, non parlo di calcio se no mi fa litigare con Berlusconi, quindi fa niente. Per dire che Milano deve continuare ad avere un cuore grande, accogliere, però basta coi furbi. Vi faccio un esempio semplice. Io settimana l'altra ho partecipato a una trasmissione televisiva, moderato, e c'era un collegamento con un campo rom di Milano, quello di Muggiano. Non so se lo conoscete, io lo conosco fin troppo bene. Le brave persone che vivono nel campo rom di Muggiano, oltretutto appena risistemato con denaro pubblico, perché è un campo regolare,
Ora io ti dico, Stefano, se uno è persona per bene, può essere milanese, finlandese, lussemburghese o rom, sei qua da persona per bene, rimane qua da persona per bene. Però non è normale fare un collegamento televisivo con un campo rom pagato da voi, pagato da noi, nel cuore di Milano, dove trovarne uno con la fedina penale pulita è più difficile che vincere al Super Enalotto, e dove c'è uno che ti dice bellamente in diretta: ma sai, io sono disoccupato, quindi sono costretto a rubare. Chi di voi in questa piazza non ha lavoro? A qualcuno di voi è mai venuto in mente di andare a rubare? È mai venuto in mente di andare a chiedere qualcosa in comune? E se andate a chiederlo in comune, per voi non c'è spazio, perché non siete sbarcati ieri mattina a Lampedusa, molto semplicemente. Quindi quel campo rom gli abbiamo dato tante occasioni, basta, una occasione te la do, due occasioni te le do. In quel campo rom è scappata una macchina rubata dopo una rapina, dopo aver investito un carabiniere, e si è rifugiata in quel campo rom, avendo tirato sotto un carabiniere. Il tizio di 18 anni è stato arrestato, processato per direttissima, condannato a un anno e 4 mesi, è uscito di galera la mattina stessa, giusto per farvi capire quanto vale la vita di un carabiniere tirato sotto. Noi ci abbiamo provato anche quando eravamo al governo con la Moratti a integrare, a sistemare, a ripulire, però per quanto mi riguarda, e questo dipenderà dal voto dei milanesi il 5 giugno, per quanto mi riguarda, nella Milano che io penso per il futuro, di campi rom non ne esiste neanche uno. Di campi rom non ne esiste neanche uno. Regolare o irregolare non me ne può fregare di meno. Da via della Chiesa Rossa a Mugiano, a via Idro, parchi giochi per bambini. Vuoi vivere da Roma a Milano? La casa la compri, l'affitti, chiedi il mutuo, ti metti in fila per la casa popolare, se ti va bene così, altrimenti ruspa, molto moderatamente ruspa, e lì ci facciamo dei parchi giochi per bambini che non mancano mai. Quindi questo democraticamente e pacificamente. Io vi ringrazio e chiedo, e non vi rubo altro spazio, perché magari qualcuno di voi, e ne sono orgoglioso, mi ha detto: io per venire a sentirvi ho chiuso il negozio e quindi magari perdo una o due ore di lavoro. Va bene che col lavoro che c'è adesso in giro per Milano non è che uno perda tantissimo se chiude il negozio per 2 ore, anzi magari risparmia qualcosa. È un altro strumento di tortura fiscale che toglieremo al governo quando saremo al governo, sono gli studi di settore che stanno massacrando interi settori produttivi. Ed è una roba da Unione Sovietica lo studio di settore. E quindi io vi ringrazio, vi chiedo di aiutarci. Io ce la metto tutta e non mollo di un millimetro, non solo a Milano, oggi a Milano, lunedì a Roma, non parlo delle elezioni comunali a Roma, ma io ci vado, e poi in settimana in Toscana, poi in una città dove potrà esserci una bellissima sorpresa, perché io punto non solo ad andare al ballottaggio, ma anche a vincere a Bologna, perché